Buongiorno ragazzi, sono Antonio e oggi vi mostro come mettere il portatelefono che ho acquistato e che adesso vi faccio vedere qui a posto di questo cover nero. Innanzitutto il portatelefono è questo, smontato ovviamente per adesso. Più o meno viene una cosa del genere con questo qua. Quindi cominciamo con il togliere il cover. Questo, se non sapete come si toglie, mettete la mano qui dietro e tirate un po' verso l'alto. Non succede nulla, non vi preoccupate, non si rompe. E tirate. Poi viene via. Questi sono i gancetti. È tutto ad incastro, quindi non succede nulla. Io qua per comodità ho il telepass, quindi se chi di voi non sa dove mettere il telepass, non deve inserire, non deve montare questo portatelefono. Questo è perfetto perché non prende polvere, non prende acqua e il telepass prende benissimo da qua. Io adesso devo trovare un altro posto dove metterlo. Ora tolgo un attimo l'adesivo del telepass e riprendo. Ecco qua, tolto il telepass, per chi può interessare, l'ho messo qui sotto. Leggendo sui vari forum dicono che qui comunque il segnale prende, quindi proverò e eventualmente poi vi faccio sapere. Allora, qui togliamo questo bullone che è da 10. Ecco qua. La staffa praticamente è fatta così, vedete qua lo svaso che scende, idem qua, qua la parte che sale e anche qua, è fatto veramente bene. Calza a pennello e i due fori coincidono perfettamente. Ora qui ci sono delle viti che io ancora non ho controllato, quindi bisogna vedere se va riutilizzato quel bullone o meno. Allora, qui ce ne sono due grossi. No, mi sa che ce ne sta solo uno. Questi sono quelli che mantengono questo. Quindi mi sa che si riutilizza il bullone che già c'era più questo. Ok, ragazzi, mi do da fare e riprendo il video. Allora, eccomi qua, ragazzi. Una vite si recupera quella che c'era, l'altra si mette quella in dotazione che ha lo stesso filetto del foro che c'è. Allora, io per sicurezza è stabile, però per evitare scricchiolii o vibrazioni strane magari in futuro, ti assicuro che non ce n'era bisogno, però alla fine non mi è costato nulla, ho messo una striscia di camera d'aria qui che va ad ammortizzare eventuali sconnessi o vibrazioni. Non ha spessore perché la camera d'aria è sottile, quindi va bene così. Ora monto il resto e vi faccio vedere. Allora ragazzi, un piccolo intoppo mentre lo stavo montando. Praticamente, se vedete, ho dovuto invertire due bulloni. Questo qua occupava troppo spazio ed era ingombrante, e quando sono andato ad avvitare queste viti, questa staffa mi è andata a sbattere sulla vite, quindi mi hanno leggermente piegato un po' la staffa, alla fine l'ho raddrizzata, abbastanza morbida, non è acciaio, e ho invertito due bulloni, cambia poco, però questo bullone è più basso e meno spigoloso, e la staffa l'ho fatta un po' più dietro in modo da avere lo spazio libero vicino a queste due A sulle filettate. Ora monto e ci vediamo dopo. Ecco qua, ragazzi. Montato, questo è l'effetto finale. Spero si riesca a vedere. Vi dirò che allora, uno si integra veramente bene, non me l'aspettavo. Due è proprio solido. Bello solido perché comunque va fissato sul telaio del manubrio, a differenza di questo qua che ogni scossone vibrava tutto. Qui è sicuramente più comodo perché ce l'hai, diciamo,
altezza occhi, diciamo, non distogli lo sguardo dalla strada. Qui lo sguardo lo devi un po' abbassare, diciamo, il compromesso è questo, che è molto stabile, non fa rumore, non vibra, però è più basso rispetto all'altro. Ecco, io per adesso non sto a smontare questo, me lo tengo lì buono. Tempo fa comprai questo portatelefono che vi consiglio, l'ho preso su Amazon, con questa vite qui che va a stringere questa morsa. Tiene veramente bene, è impermeabile se beccate acqua. E adesso lo provo a montare, vi faccio vedere come. Ecco qua. Montato in questo modo. Questo vi ripeto, per adesso è una prova. Anche perché messo in questo modo, dalla mia posizione di guida cerco di mettere il telefono più o meno all'altezza dei miei occhi, tutta la strumentazione è libera praticamente. Gira senza problemi e niente raga, e vi farò sapere in questi giorni che lo provo, in descrizione vi metterò come mi sono trovato. Va bene? Ciao ragazzi, ciao a tutti.